Bentrovati ragazzi, buonasera. Allora, in questa lezione noi non andremo avanti con il nostro grande capitolo dei legami, ma ci fermeremo ad analizzare con più attenzione un aspetto che abbiamo già trattato nelle lezioni precedenti, che è quello relativo alla geometria molecolare attraverso degli esempi. Allora, come funzionerà questo breve video? Diciamo, vi darò delle molecole e insieme cercheremo di capire che forma hanno. Se sono molecole che possono stare in un piano, se sono molecole tridimensionali, se hanno la forma di un tetraedro. Questo lo vedremo sulla base della teoria Weber che abbiamo spiegato nel video precedente. Allora, facciamo così, partiamo da un esempio 1, un composto che contiene un atomo di carbonio, due atomi di cloro e due atomi di fluoro. Questo qui è un composto che si chiama diclorodifluorometano. Ed è un gas che veniva usato, anzi, in parte viene ancora usato come scambiatore di calore nei frigoriferi, che però è un gas che ha una sua pericolosità ambientale perché fa parte di uno di quei gas che sono assolutamente deleteri per lo strato di ozono della stratosfera, di cui poi parleremo in quinta. Allora, quando vedete un atomo di carbonio, molto spesso è lui l'atomo centrale, perché l'atomo di carbonio è in grado di coordinare attorno a sé diversi atomi, avendo una valenza pari a 4, quindi 4 elettroni di legame che sono in grado di coordinare teoricamente altrettanti legami covalenti sigma. In questo caso il discorso è molto semplice. Il cloro e il fluoro sono due elementi alogeni del settimo gruppo, quindi hanno un solo elettrone spaiato. Quindi, siccome nel loro complesso il fluoro e il cloro in totale sono 4, okay, noi abbiamo che per ogni elettrone spaiato del carbonio abbiamo un elemento alogeno, d'accordo? Si lega al carbonio stesso sfruttando il proprio elettrone disponibile. In questo caso tutti e quattro gli atomi raggiungono l'ottetto e non solo i quattro atomi di alogeni, ma anche il carbonio e quindi la molecola risulta stabile. Fra l'altro vedremo in chimica organica, quando la faremo in quinta, che i legami tra carbonio e cloro e carbonio e fluoro sono particolarmente forti, e questo è il motivo anche della grande persistenza in ambiente di questi composti. Dobbiamo però chiederci che forma abbia questa molecola. Ma qui il discorso è molto semplice, se abbiamo capito la teoria Weber. Il numero sterico del carbonio in questo caso, che vi ricordo è la somma tra i legami sigma che contrae l'elemento centrale e i suoi eventuali doppietti elettronici disponibili, è pari a 4, perché i legami sigma che questo elemento contrae sono appunto 4, mentre i doppietti elettronici che rimangono disponibili sul carbonio stesso sono 0. Ora, noi sappiamo che quando il numero sterico dell'elemento centrale è pari a 4, abbiamo una forma molecolare che è un tetraedro, d'accordo? Quindi abbiamo il carbonio con un cloro, diciamo un fluoro, ok, e un altro atomo di cloro qui, d'accordo? E un altro atomo di fluoro qui. Quindi complessivamente abbiamo una forma tetraedrica che, lo ripeto per l'ennesima volta, viene rappresentata con questo disegno in cui il cuneo pieno rappresenta un legame che nelle tre dimensioni esce dal piano della lavagna e viene verso di voi, mentre il cuneo tratteggiato rappresenta un legame che entra nel piano della lavagna e si rivolge nella direzione opposta a voi che guardate. Il secondo esempio, quindi questo era un esempio molto semplice, no? Era abbastanza semplice da costruire questa molecola. Il secondo esempio è un esempio, è la fosfina pH 3. È un idruro, questo composto, lo vedremo in terza, un composto che deriva sul pianeta Terra dalla decomposizione degli esseri viventi, principalmente in assenza di ossigeno. Allora, qui ovviamente l'atomo centrale è il fosforo, ma il fosforo è un atomo che come l'azoto si comporta, cioè ha un numero di elettroni esterni pari a 5, ha una valenza, si dice, pari a 5. Quindi sono due elettroni organizzati secondo un doppietto elettronico e tre elettroni spaiati sugli orbitali 3p. Allora, qui è molto semplice da costruire con Lewis la molecola perché ogni atomo di idrogeno condivide il suo elettrone spaiato rispettivamente con uno degli elettroni spaiati del fosforo. Che
Che forma la molecola? Beh, qui il numero sterico è 4, esattamente come prima, ma è raggiunto grazie al fatto che diciamo, il fosforo non ha 4 legami sigma, ma solo 3, ed ha in più un doppietto elettronico libero, che è esattamente questo, e che influisce moltissimo sulla forma della molecola. Influisce moltissimo sulla forma della molecola. Questa molecola è simile a quella dell'ammoniaca, no? Come forma. E quindi praticamente che cosa abbiamo? Abbiamo che il fosforo ha una sorta di, si organizza una sorta di tetraedro nel quale però tre vertici sono occupati da altrettanti atomi di idrogeno, mentre il quarto vertice è in qualche modo occupato dal doppietto elettronico. Questi angoli di legame, però, a differenza del metano, non sono di 109,5 gradi, che sono gli angoli in un tetraedro, diciamo, normale, regolare, ma poiché questo doppietto elettronico si trova in vicinanza del fosforo e non è condiviso con nessun altro elemento, questo doppietto elettronico ha una capacità di respingere le nubi elettroniche dei tre legami sigma. Più di quanto non faccia un orbitale di legame. Quindi questo vuol dire che questa molecola si chiude un po' a ombrello e quindi quest'angolo è minore di 109,5 gradi. Di solito però abbiamo una diminuzione di poche unità, insomma siamo sul 104-105 gradi, d'accordo? Adesso non ricordo il valore esatto. Allora, poi abbiamo, supponiamo un altro esempio, d'accordo? Andiamo avanti, facciamo l'esempio di un composto che è chiamato formalina, ok, la formalina, formaldeide, è un composto abbastanza tossico che però viene usato per conservare campioni biologici per moltissimo tempo, un liquido. Allora, attenzione qui, l'atomo centrale è il carbonio. E ancora una volta io per aiutarmi disegno le quattro valenze libere del carbonio stesso. Poi mi organizzo in maniera tale che ci sia l'ossigeno che è del sesto gruppo e che ha 6 elettroni esterni qui di fianco e poi gli idrogeni in questo modo. Viene quasi spontaneo fare che cosa? Collegare, cioè fare in modo che un carbonio si leghi a un idrogeno due volte, ok, con altrettanti legami sigma e che l'altro L'ossigeno invece si lega al carbonio stesso con un doppio legame, quindi un legame sigma sì, ma anche un legame pi greco, d'accordo? Eccolo qua. Ora, quindi abbiamo un legame doppio, quindi diciamo che qui il numero sterico è pari a 3, perché i legami sigma sono appunto 3, li vedete, i doppietti elettronici liberi sul carbonio non ce ne sono, quindi sono 0 e quindi il numero sterico è 3. Quindi qua abbiamo una molecola che ha una forma trigonale planare, cioè in questa molecola può stare su un piano bidimensionale. Quindi la disegniamo in maniera un po' più semplice, evidenziando il doppio legame carbonio-ossigeno e i legami singoli tra carbonio e idrogeno. Gli angoli, anche qui gli angoli non sono da 120 gradi, sebbene nel sistema trigonale planare, ricordate il trifluoruro di Boro presentava un sistema trigonale planare con angoli però di 120 gradi, ma perché i tre legami covalenti sigma tra boro e fluoro avevano le stesse identiche caratteristiche. Qui le cose cambiano perché evidentemente le coppie elettroniche condivise tra carbonio e ossigeno sono due, una del legame sigma e l'altra del legame pi greco. Quindi è abbastanza facile intuire che queste nubi elettroniche di legame abbiano in qualche modo, sì, hanno una forma diversa tra di loro, però hanno comunque una sommatoria, una forza complessiva che è superiore a quella che hanno le nubi elettroniche del legame carbonio-idrogeno. Quindi questi legami, sicuramente quest'angolo è maggiore di 120 gradi, così come lo è questo, mentre questo è minore di 120 gradi, d'accordo? Scusate, minore di 120 gradi, mentre questo qui sarà maggiore di 120 gradi, ok? D'accordo? Ecco fatto. Però la molecola è la molecola nel suo complesso trigonale planare, quindi noi abbiamo il carbonio che sta qui su un piano, forma un doppio legame con l'ossigeno, ok, e poi i due
legami covalenti con l'idrogeno. Andiamo avanti e prendiamo una molecola che però abbiamo già visto probabilmente in un esempio, è quella dell'acetilene. L'acetilene è un idrocarburo che viene utilizzato, che brucia a temperature molto alte, viene utilizzato nelle fiamme ossidriche per fondere il metallo dai saldatori, ad esempio nei cantieri navali per saldare le lastre che vanno a formare la carena di una nave, si usa l'acetilene. La bombola d'acetilene, perché la fiamma ossidrica raggiunge temperature molto alte, si aggirano intorno ai 1100-1200 gradi. Allora, che forma ha l'acetilene? Beh, insomma, l'acetilene è una molecola nella quale ragionare di un centro molecolare non ha molto senso, perché il centro della molecola qui non esiste, ci sono degli assi di simmetria piuttosto, ecco, potremmo dire, però possiamo fare gli stessi ragionamenti che abbiamo fatto sulle altre molecole che invece un centro ce l'avevano, solo sugli atomi di carbonio, cioè scusate, sui singoli atomi di carbonio, perché ciascun atomo di carbonio è legato all'altro attraverso un legame sigma e due legami pi greco, qui viene abbastanza spontaneo legare questi atomi in questo modo, quindi noi abbiamo qui un legame triplo piuttosto forte. E poi abbiamo che cosa? Abbiamo che il quarto elettrone di ciascun atomo di idrogeno, di carbonio, è condiviso con l'elettrone sbagliato di ciascun atomo di idrogeno. Qui il numero sterico è il numero sterico qual è? Beh, se noi analizziamo ciascun atomo di carbonio, il numero sterico è 2 per entrambi, ok? Quindi entrambi gli atomi di carbonio sono inquadrati in un sistema lineare quanto a forma. Quindi voi dovete immaginare un carbonio che coordina attorno a sé un idrogeno e un altro carbonio con una forma lineare, e la stessa cosa fa il carbonio di fianco. Quindi questa molecola è nel suo complesso una molecola lineare, d'accordo? Infatti viene rappresentata così: carbonio, carbonio, ecco. Quindi diciamo in qualche modo la geometria molecolare si manifesta in un'unica dimensione, quella di una retta. Quindi quando vedete i due carboni legati con il triplo legame, pensate che in quella zona della molecola si avrà almeno una parte della molecola che avrà una struttura lineare. Vi ricordo che questi atomi di carbonio sono ibridati SP, entrambi, ibridazione SP, perché due orbitali P vengono lasciati con un elettrone sbagliato in maniera tale da contrarre il legame pi greco, ma questo l'abbiamo già visto. Spero di poter andare avanti. Naturalmente, se ci sono domande, poi essendo un po' in questa situazione di remoto di emergenza, me le farete a lezione. Allora, qui poi abbiamo l'H2S, l'acido solfidrico. L'acido solfidrico. L'acido solfidrico è un gas che si sviluppa durante la decomposizione della sostanza organica in assenza di ossigeno o in carenza di ossigeno. È un gas maleodorante, puzza di uovo marcio, come spesso succede per i composti gassosi dello zolfo, e quindi tipicamente vi sarà capitato di sentire, facendo una passeggiata a Venezia, per i canali di Venezia d'estate, sentire questo odore di uovo marcio. È il solfuro di idrogeno, l'acido solfidrico, che si sviluppa dal fondo dei canali stessi in assenza di ossigeno durante l'estate. La forma qui molecolare è molto semplice, questa è una forma molecolare che diciamo che la forma di Lewis è molto semplice da realizzare, da scrivere, perché insomma lo zolfo ha due elettroni sbagliati che sono esattamente quelli che nel loro complesso gli atomi di idrogeno mettono a disposizione. Quindi noi abbiamo che cosa? Abbiamo due legami sigma, però attenzione, sull'atomo di zolfo, che è quello centrale della molecola, noi abbiamo anche due doppietti elettronici disponibili. Quindi il numero sterico, sigma più doppietti elettronici, è uguale al numero di legami sigma che lo zolfo contrae, in questo caso 2, più due coppie di elettroni sbagliati, che contano e come nella geometria molecolare. Quindi è come se qui noi avessimo una geometria tetraedrica, tetraedro, al quale però mancano due vertici, cioè in pratica noi abbiamo disegniamo i legami del tetraedro, ok? E scegliamone due per metterci gli atomi di idrogeno, che quindi saranno separati tra loro da una certa distanza angolare. E gli altri due vertici del tetraedro
In una certa misura non ci sono, perché ci sono occupati in qualche modo dai due doppietti elettronici che lo zolfo continua ad avere attorno a sé. D'accordo? Proseguiamo, abbiamo altri, beh, io vi ho preparato altri due o tre esempi. Il primo è quello dell'acido cianidrico, HCN, composto veramente molto velenoso, è un acido debole, ma è un composto velenosissimo perché l'acido, il cianuro di idrogeno, viene chiamato anche così, ha una fortissima affinità per l'emoglobina del sangue, quindi si lega all'emoglobina del sangue impedendo di trasportare l'ossigeno all'emoglobina stessa, quindi uccidendo anche a bassissime concentrazioni. Ma al di là di questi discorsi, il carbonio che cos'è? Il carbonio è un elemento che fa da centro, si lega con l'azoto, che invece è un elemento del quinto gruppo, quindi ne rappresenta i 5 elettroni di valenza, e poi viene abbastanza facile intuire che l'idrogeno venga messo dalla parte opposta. Quindi qui noi, beh, insomma, abbiamo un triplo legame carbonio-azoto, legame abbastanza diffuso in natura, anche piuttosto forte. Quindi un legame sigma, due legami pi greco, ecco qua c'è un altro legame sigma, il numero sterico relativo al carbonio ovviamente, il numero sterico va sempre calcolato sull'elemento centrale. Il numero sterico è uguale a 2 più 0, perché i legami sigma che il carbonio contrae sono 2, i doppietti elettronici invece sono 0 e quindi complessivamente 2. Naturalmente questo doppietto elettronico dell'azoto non conta, ok? Contano quelli dell'elemento centrale, che in questo caso è il carbonio. Quindi qua abbiamo una molecola di forma lineare, spero che sia abbastanza chiara questa cosa, no? Possiamo anche rappresentarla in maniera più semplice così. La forma della molecola è proprio lineare, con un'angolatura di 180 gradi per massimizzare le distanze tra le nubi elettroniche di legame. Allora, poi abbiamo un altro composto che è il tricloruro di alluminio, AlCl3. Ok, attenzione a questo composto perché qui, allora, l'alluminio ha una configurazione elettronica che abbiamo già visto in una lezione precedente, però è importante sottolineare alcuni aspetti perché si legano a argomenti che studieremo prossimamente. Allora, l'alluminio ha un numero atomico pari a 13, se non ricordo male, sì, 13, quindi 13 elettroni da sistemare. Allora, i primi 10 ovviamente riempiono i primi due livelli, qui vado sempre molto rapido, dando per scontato che queste cose ve le ricordiate. Poi però c'è il livello 3S che ha, che cosa? Un doppietto che occupa l'intero orbitale, poi un solo elettrone, siamo a 13 in totale, sull'orbitale 3P. Qui avviene un'ibridazione. Avviene un'ibridazione di tipo SP2 perché questo elettrone dell'alluminio, uno di questi due del doppietto, viene spostato qui. E allora c'è una ricombinazione tra questi tre orbitali, quindi una produzione di tre orbitali tipo SP2, ciascuno con un elettrone spaiato. Ok? E attenzione, c'è un orbitale P che rimane vuoto. Teniamone conto di questo orbitale P, perché succederà una cosa particolare tra un po'. Allora, quando noi abbiamo... Beh, qui la molecola è molto semplice da rappresentare, perché qui abbiamo l'alluminio con tre elettroni spaiati, il cloro che è un elemento del settimo gruppo, che mette a disposizione il suo di elettrone spaiato, ecco qui. Ecco qua, questo è il terzo, con un angolo di 120 gradi. Quindi qui siamo in un sistema trigonale planare, il numero sterico è uguale a 3, quindi sigma più elettroni spaiati, diciamo 3 più 0, quindi 3. Ecco, e quindi una forma trigonale planare. In pratica questa molecola sta su un piano, l'alluminio si trova qui, un cloro si trova qui, l'altro cloro si trova qui. E il terzo cloro si trova qui, d'accordo? Attenzione però, la presenza di questo orbitale P vuoto è determinante nello spiegare alcune cose che possono accadere a questo sale. Quando questo composto viene a trovarsi in presenza di un ione cloro, ione cloruro, lo ione cloruro che cos'è? È un atomo
Ok, voi sapete che il cloro ha 7 elettroni di valenza, quando però è un atomo che per completare l'ottetto spesso si appropria di un altro elettrone, ok, che gli faccia raggiungere l'ottetto, rubato, strappato a qualche altro atomo che invece lo perde molto facilmente. E questo diventa un ione cloruro che si rappresenta con il Cl-. Cosa potrebbe succedere a uno ione cloruro quando si incontra con una molecola di tricloruro di alluminio? Molto semplice, il cloro è una specie chimica, lo ione cloruro è una specie chimica che è ricca di doppietti elettronici, perché ne ha ben quattro, d'accordo? Più una carica negativa. Ebbene, uno c'è niente di più facile per uno di questi doppietti elettronici di andare a formare un legame dativo con che cosa? Con quell'orbitale p vuoto. Cioè l'orbitale p vuoto diventa un'occasione di condivisione di un doppietto elettronico di cui lo ione Cl- è ricchissimo. Però succede una cosa importante, che si forma un anione poliatomico, cioè uno ione chiamato AlCl4-. D'accordo? Ma la cosa interessante a questo punto qual è? È che l'anione AlCl4- non ha più una forma trigonale planare, ma una forma tetraedrica. D'accordo? Perché i legami sigma adesso sono quattro, d'accordo? Uno di questi legami è un legame dativo perché il cloro ha fornito un doppietto elettronico all'alluminio che aveva un orbitale disposto ad accoglierlo. Quindi questo è un buon ripasso anche per il legame dativo. Nel suo complesso, questa molecola, cioè questo oggetto chimico è un anione poliatomico, quindi AlCl4- e carico ha una singola carica negativa portata dallo ione cloruro. L'ultimo esempio che vi faccio è quello del perossido di idrogeno, H2O2, volgarmente detto acqua ossigenata. Allora, il perossido di idrogeno è un composto che ha, diciamo che se io me lo vado a rappresentare con Lewis, beh, è molto facile, molto facile, molto facile perché vado a supporre che gli atomi di idrogeno siano legati tra loro con un legame covalente sigma puro, ok, e che il restante singoletto, cioè il restante elettrone spaiato di ogni ossigeno, venga condiviso con l'elettrone spaiato di ciascuno dei due idrogeni. Quindi qui abbiamo la situazione che vedete per quanto riguarda la Lewis. E però la molecola non ha questa forma. La molecola non ha questa forma perché il numero sterico di ciascuno dei due ossigeni non è 2, non è 2, non è una forma lineare. Il numero sterico di ciascuno di questi ossigeni è 4, cioè 2 più 2, perché ciascuno dei due ossigeni ha due legami sigma, ma anche due doppietti elettronici. Ricordatevelo, l'ossigeno è una specie ricca di doppietti elettronici, quindi questo discorso vale sia per questo ossigeno che per questo. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che qua ciascuno dei due ossigeni coordina attorno a sé il sistema in maniera tale da formare una sorta di tetraedro. Possiamo vederlo meglio con un disegno? Ci provo, il risultato non è garantito, ma ci provo. Allora, un ossigeno così, diciamo, ha una forma tetraedrica nella quale un vertice in tetraedro è occupato da un doppietto, un altro dall'altro doppietto, poi abbiamo l'idrogeno, d'accordo? E poi l'ossigeno, attenzione, ok? L'altro ossigeno che cos'è che fa? L'altro ossigeno deve coordinare attorno a sé a sua volta un altro tetraedro. Quindi è come se si comportasse più o meno nello stesso modo, ok? Quindi ecco fatto, qui diciamo, c'è una situazione nella quale l'altro ossigeno ha coordinato attorno a sé un tetraedro, però senza due vertici, diciamo, d'accordo? Potremmo pensare a questa molecola fatta in qualche modo così, ok? Scritta in maniera un po' più semplice. Questi sono i doppietti, d'accordo? La molecola non si trova su un piano, ma forse il miglior modo per rappresentarla è questa.
Allora, spero che sia tutto chiaro. Ricordatevi una cosa, quando determinate la geometria molecolare di un composto e tenete conto che il centro della molecola può non essere singolo, può non essere singolo, d'accordo? Quindi bisogna fare un ragionamento per ciascuno degli atomi che intorno a sé coordinano un certo numero di atomi, d'accordo? Come abbiamo fatto nel caso dell'etilene, come abbiamo dell'acetilene, come abbiamo fatto nel caso dell'acqua ossigenata. E gli esempi che potremmo fare sono veramente tanti. Mi sono un po' dilungato, me ne rendo conto, ma spero che questi esercizi vi siano utili. Grazie, arrivederci.